Cosa accadrebbe se il posto che è sempre stato il nostro, accanto a una persona che abbiamo amato, finisse con l'essere occupato da qualcun altro? E questa è la domanda che si pone il protagonista del libro Il posto degli assenti, scritto dal professore Francesco Buzzo, che saluto con un applauso. Il professore Francesco Buccio, dottore di ricerca in antropologia del mondo antico all'Università di Siena, è attualmente ricercatore presso il Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Padova, autore del libro teatrale Attore. Questa sera ci reciterà anche alcuni brani del suo libro che sarà presentato dal professore Franco Bruno Grillo, che saluto con un applauso. Questo incontro rientra nell'ambito delle iniziative organizzate dalla Congrega Letteraria di Beni Culturali, diretta fisicamente dal professor Antonio Gattier, da Alfonso Vincenzo Mauro e alla regia. Un incontro che naturalmente è stato anche voluto, fortemente voluto dall'amministrazione comunale di Beni Culturali, nella persona del sindaco Giovanni Vicino. E il governatore diretta da Cosimo Di Mauro, che però non vedo in sala. Io vorrei salutare innanzitutto i tanti ragazzi che sono qui dell'Istituto della Corte Vanvitelli, coordinati dalla professoressa Filomena Iannella, ai quali a fine dell'incontro consegneremo gli attestati per la loro partecipazione attiva e frequente agli incontri della Congrega Letteraria, che parlano naturalmente come credito formativo. Volevo salutare anche la tecnica, che però ancora non vedo, il professore Amico Di Mauro, che è sempre il protagonista dei nostri incontri, il professor Lambiato, l'editore Dante Avagliano, questo libro è edito dalla Merlin Editore di Dante Avagliano, quindi vorrei salutare lui con un applauso. Abbiamo con noi anche lo scrittore Carmine Magli, che presenterà qui il suo libro, Il Fiore della Ginevra. Abbiamo il professor Antonio Vallone, la professoressa Margherita Spinazzola. Abbiamo Roberto Buccia, Nicoletta Gaspardi, che sono i genitori di Francesco, e il professor Luigi Nicolao. Saluto tutti voi e vi ringrazio. E vorrei prima di iniziare che voi prestaste la vostra attenzione per un momento particolare, un momento di ricordo per un caro amico, non solo mio, ma di molti di quelli che sono presenti qui in quest'aula consigliare, che proprio il 19 marzo di 3 anni fa ci ha lasciato, una persona semplice, discreta, che non amava mettersi in mostra, è stato uno dei cofondatori della Congrega Letteraria. Il vice coordinatore del servizio Informa Giovani del comune di Vietri sul Mare. La sua assenza è profonda, la sentiamo un po' tutti. Nel libro, Il posto degli assenti, a un certo punto uno dei protagonisti pone una domanda: dove vanno gli assenti? Quelli che ci sono sempre stati e poi ad un tratto non esistono più. Io non so dove vanno gli assenti, però so qual è il loro posto, io so qual è il posto di questo caro amico che tutti noi conoscevamo, il suo posto è nel nostro cuore, il suo nome è Francesco Cicarella. E a questo punto vorrei passare immediatamente la parola al sindaco del comune di Vietri sul Mare, che si sostiene sempre, si è sempre vicino fin da quando era assessore alla cultura e che proprio in questi giorni sta portando avanti delle iniziative importanti come quella dell'avvio di una importante iniziativa, il portale della ceramica di Vietri sul Mare, uno spazio web gratuito dove vengono ospitate le aziende ceramiche presenti sul territorio di Vietri. Grazie, Nelson, buonasera a tutti. Scusate per la ritardo, è un po' da fare, sono alla mascherina.
devo sedermi per trovare la che stavo vivendo. Dovuta la mascherina, non mi sei respirato bene. Ieri è stata anche la giornata, ricordo, di coloro che hanno perso la vita per il Covid, che ha fatto un minuto di silenzio sul servizio del Ministero. E purtroppo oggi c'è anche questa data, che per noi rappresenta, Francesco Cittadella era un po' il motore, pure, delle varie amministrazioni, poi adesso la stessa, per l'ultimo decennio, in qualcuno. Quindi abbiamo collaborato, ha stretto contatto. La sua dipartita purtroppo ci ha segnato, però senza la parola. E quindi oggi è un giorno davvero triste per noi che abbiamo vissuto con l'uomo semplice, come diceva Nelly, ma con un grande cuore. E poi era, io lo chiamo lo Stalker. Stalker perché lui praticamente ogni volta che c'erano queste situazioni di libri e quant'altro, che dire grazie all'impegno di Andrea Garcia e Alfonso Mato che stanno portando avanti queste situazioni, ma anche il concorso Poesi secondo il professor Andrea Laguna, lui praticamente ci riempiva, ci inondava di messaggi, quindi era qualcosa, era una pubblicità continua e permanente, che lui abbia fatto poi tanto in modo silente per gli uomini, perché poi attraverso questi incontri, queste pubblicità, questi appuntamenti che abbiamo fatto negli anni, abbiamo avuto un periodo che credo, dovuto se si parla purtroppo a causa del Covid, era forse diventato un vero e proprio salotto di cultura, molto più letterario. Le nostre manifestazioni però sono tantissime, che vengono fatte durante tutto l'anno, non voglio dilungarmi su questo, che poi le presentiamo sempre, ma effettivamente siamo arrivati a qualcosa come un evento al giorno, un giorno sì, un giorno no, durante tutto l'anno, cosa che stiamo continuando a fare adesso, però con Francesco Cittadella davvero dire era diventato un centro un po' culturale. E bene hanno fatto gli amici della notte perché hanno dedicato un libro, un premio nel concorso poesia. E rinnovo poi l'idea di Antonio Garzia e ad Alfonso di utilizzare quello che era lo spazio dell'informazione, lui era vicepresidente dell'informazione, e dare, che poi era un oltre che fenomeno, che si parla di vita. C'era una collezione, ma era anche un appassionato di libri, aveva una enorme collezione di libri, quindi fare una biblioteca proprio dedicata a lui presso l'informazione è una collezione del comune, attualmente purtroppo è chiusa, perché gli amici della collega si vogliono impegnare e cimentare in questa cosa, da aprire proprio lo spazio per i giovani, per gli appassionati di cultura, per i diversamente giovani che possono andare presso l'informazione. Detto ciò, siamo in quest'aula consigliare, per chi non la conosceva, non so, per tanti giovani, tanti ragazzi, qui purtroppo c'era stato nei vari secoli una situazione di diciamo copertura dovuta a carte da parate, disegni e quant'altro, tutto questo. Quest'anno abbiamo dato alla luce questi affreschi che vedete con l'architetto della Forcellina e c'è tutta una storia da raccontare, è ben interessante, poi con piacere c'è anche nella realtà che pensavo, che è un pochino storico di vita, che sicuramente può raccontare e descrivere un pochino la storia di queste paesi, però abbiamo dato la luce di questo spazio e ho chiesto ad Alfonso di organizzare, quindi loro solitamente fanno un altro posto meraviglioso che la congrega di Gesù Mare, la Circonfraternita. Però ho detto, siccome abbiamo ridato luce a questi spazi, pubblicizzati, il miglior metodo migliore, oltre le foto, i social network e il saluto degli amici che ci stanno tenendo da casa, ma la cosa più importante è proprio far venire la gente, far vedere questi affreschi, quindi è pubblicità. L'idea è quella di creare anche un piccolo museo all'interno di questi spazi e proprio all'entrata, non so meglio se è visto, abbiamo visto alcune opere di opere dei vincitori di viaggio attraverso la Germania, un altro evento importante che è partito nel 94, che sì, diciamo l'ultima edizione da parte di anni fa, quest'anno dovremo rifare, che è una biennale che facciamo, quest'anno la faremo con il film sarà la pazzina, la tazza, gli artisti
di archivi, di reti anche di reti a livello internazionale, si stanno cimentando in forme nuove di tradizioni. Questa è una cosa che faremo con Daniele Benincasa, cioè il 17 aprile ci sarà l'inaugurazione di un libro a venire a vedere questa mostra. Detto ciò, un ringraziamento al professor Tuccio, va bene Francesco Tuccio, che presenta questo libro stasera qui con noi. Dopo sicuramente ci sarà anche la possibilità di acquistarlo, io sicuramente ne ho una copia per leggere, per piacere, davvero grazie di essere qui con noi, ovviamente al professore che spiegherà nei dettagli quelle che sono le varie, diciamo così, la storia. E grazie davvero e grazie a tutti quanti. E a questo punto abbiamo detto che questo libro è edito dalla Malvin Editore, vorrei chiamare qui il dottor Sandra Pagano, che è appunto l'amministratore unico della Malvin Editore, che veramente sta valorizzando molti autori del territorio. In questo momento sta proponendo vari libri, quelli anche di autori salernitani come Paolo Romano, Giuliano Lena, La Fiesta dell'Acqua e Carlo Di Mari, che abbiamo prima citato, che è proprio l'altro giorno ha iniziato a presentare il suo libro Il Fiore di Minerva. Vorrei farvi notare il logo della Malvin Editore, questo pesce Malvin che era molto caro a Ernest Hemingway, dalla sua barca Pindar, una volta addirittura batte un regno, se ne disco 7 nell'arco della festa cantata. E vi invito a visitare la mostra che si sta tenendo alla Pinacoteca, dove sono tutti i giovani che sono qui in sala, alla Pinacoteca Provinciale di Salerno in via del Campo, che è stata prorogata fino al 10 aprile dell'architetto artista Renato Sassanato, dove sono esposti i suoi quadri, bellissimi quadri, ma anche c'è una riproduzione di scala 1:27 della fila, la barca dalla quale pescava Ernest Hemingway, sulla quale ha anche scritto alcuni brani del Vecchio e il Mare, con il quale ha vinto il premio Nobel. E c'è anche la sua macchina da scrivere, una copia, cioè una macchina uguale a quella dell'Underwood che usava lui per scrivere i suoi romanzi. E quindi abbiamo da Hemingway a Carlo Di Mari a San Giovanni. Grazie, buonasera, grazie per essere venuti qui stasera. Ieri siamo stati a Salerno, abbiamo presentato il libro Il Fiore di Minerva di Carlo Di Mari, e stasera con Francesco Tuccio e Il Costo degli Assenti. Sono due romanzi che fanno parte della collana di narrativa Il Portico. È una collana che ormai è giunta quasi ai 60 volumi e abbiamo raccolto il meglio della narrativa italiana e straniera. E su molti romanzi di scrittori campani, meridionali, che hanno trovato, grazie alla nostra editrice, uno spazio comunicazione, di conversazione con il loro pubblico. E teniamo molto alla nostra tradizione narrativa e siamo nati come casa editrice strettamente legata al territorio. E mio padre Tommaso l'ha fondato nel 1982 e quest'anno ricorrono infatti 40 anni di attività editoriale. A giugno faremo una manifestazione all'interno del Festival Salerno della Letteratura per festeggiare questi 40 anni di attività. Quindi ci tenevo molto a salutarvi, a salutare Francesco Tuccio, che è tra gli autori di punta della collana e che con questo libro ha dimostrato una grande maturità di scrittura. Abbiamo già pubblicato un altro romanzo, però secondo me con Il Posto degli Assenti Francesco ha raggiunto la qualità di scrittura e diciamo anche dal punto di vista della struttura, non solo della poetica che lo ha sempre attraversato, anzi che sempre attraversato i suoi scritti, ma anche attraverso la struttura narrativa che lo colloca adesso tra gli scrittori italiani più interessanti. Tant'è vero che uno scrittore molto importante, salernitano, ma che ormai vive quasi sempre a Roma, come Diego De Silva,
ha deciso di avallare questo lavoro, quindi ha firmato la parte di copertina del, del testo libro, che è un testo di Diego De Silva, che appunto sostiene questo testo e che ritiene di alta qualità. Per cui ci sono tutti i presupposti per stare qui bene insieme stasera, parlare di questa storia che tra l'altro è ambientata in un'isola della Grecia che è molto cara a noi italiani, in Padovia, e quindi sono contento di essere qui con voi. Buonasera e grazie. Molto importante Cavagliano, naturalmente ricordiamo che il Cavagliano non c'è più con la Cavagliano, oggi tra l'altro è la festa del Cavagliano, facciamo gli auguri a tutti i anche per chi stanno seguendo sulla pagina Facebook della Congrega Letteraria. Allora, io vorrei calarmi immediatamente nella magica atmosfera di questo libro che appunto si svolge nella bellissima isola greca di Cefalonia, dove sono queste spiagge dalla sabbia bianca, questo mare azzurro cristallino che in lontananza si unisce all'azzurro del cielo e diventa tutt'uno. E quindi entriamo in questa magica atmosfera del libro leggendo un brano, e sarà proprio Francesco Puccio, che tra l'altro è anche attore, a leggere un brano del libro. Petra non c'era più. Il mio amico, il vecchio proprietario della taverna che mi accoglieva al porto, era scomparso ormai da qualche mese. Insieme con lui i profumi delle spezie, gli aromi delle sue pietanze migliori impastate col miele e col sesamo, le sedie impagliate, le tovaglie a quadri bianchi e blu, stirate da un vento che portava storie e soffiava dal vento del mare. Era in questo modo che Petra ne aveva apprese tante, vere, inventate, in una terra in cui perfino le pietre custodivano racconti e sapevano come tramandarli a chi si fosse fermato ad ascoltare. Torno così, nel luogo che ho amato, e scopro che in fondo è come non essere mai andato via. Le strade che si arrampicano e si intrecciano come i nodi di una vecchia fune, i colori aspri che ti ricoprono e quasi formano una seconda pelle, le notti stellate, che senza il bagliore artificiale delle luci cittadine disegnano sulla volta buia il tuo posto nel mondo. C'è qui ad attendermi un pezzo di quello che sono stato e ancora oggi cerco di essere. E su quest'isola, uno scoglio verde a bagno nel Mediterraneo, che ho imparato a stare nella vita. Ho sempre amato la mia città, i suoi ritmi, le sue frenesie, talvolta perfino le ricorrenze giornaliere sparse in abitudini all'apparenza irrilevanti e che invece costituiscono una sorta di adesione rassicurante al presente e alle sue regole. Ma è sull'isola che sono venuto a scrivere i miei racconti, parlando con la sua gente, setacciando gli odori e trasformandoli in richiami da tenere a mente. Nessuno avrebbe saputo dire quanti anni avesse Petra, né lo si sarebbe potuto intuire, perché apparteneva a quella categoria di persone, rara e straordinaria, che sanno essere fuori dal tempo e lo abitano in punta di piedi. A dirmelo fu Alexis, un giovane greco dallo sguardo vispo ma profondo, italiano per parte di madre, venuto da bambino sull'isola e da lì mai più ripartito, con la pelle brunita dal sole e dalle salite sui sentieri. Lavorava nella taverna di Petra d'estate. D'inverno andava per mare con uno zio che aveva un piccolo peschereccio. Non me lo disse appena mi vide. Non volle che la prima parola tra noi fosse di lutto. Mi abbracciò forte, perché ancora una volta ero tornato. Mi fece sedere e mi versò un bicchiere di vino bianco ghiacciato. Sarà stato lungo il viaggio, Teo. Tieni, prendi del vino. Grazie, Alexis. Stavolta è stata buona l'annata. Lo sento dal profumo. Mi dirai il sapore. Hai ragione, merita un secondo bicchiere. Mi misero di buon umore dopo le ore di viaggio il suo italiano cantilenante, distillato come un segreto, e il suo modo di pronunciare il mio nome, ridotto a tre lettere,
per abbreviare il fiato e quasi accentando l'ultima vocale, come ci fosse ancora qualcosa in sospeso da aggiungere. Ma in realtà non c'era altro, solo un sorso di vino nel silenzio di un approdo. Grazie Francesco, perché oltre che un bravo scrittore e un bravo attore, per molto modo di ascoltarlo anche in passato in altri situazioni. E a presentare introdurre il libro di Francesco Buccio sarà il professore Franco Bruno Vitolo, che conosciamo bene, tra l'altro ormai fa parte della grande famiglia della Congrega Letteraria, in quanto è uno dei componenti della giuria del Premio Internazionale Poetis, che giuria che è presieduta dal professore Antonio Avaluto. È già docente di latino, giornalista, scrittore, ha curato e pubblicato vari libri, tra i quali la curatela del libro Gli anni rubati, una biografia di Settimia Pizzichino, unica donna che fu reduce da Auschwitz nella retata del 43, autore anche di Cioccolata d'Auschwitz, un libro molto diffuso nelle scuole sicuramente, che l'Istituto della Corte Vanvitelli potrebbe leggere. Ha anche scritto molti libri legati alla storia della società che cava di Tirreni, dove nel 2021 ha ricevuto la benemerenza civica per la sua attività culturale e professionale e per la sua partecipazione alla vita cittadina. È stato bene protagonista dell'organizzazione di manifestazioni importanti come questa, come il premio Patria, il premio Mamma Lucia alle donne coraggio e di tanti corsi letterari. Tra l'altro ha scoperto e valorizzato tanti giovani talenti del territorio, soprattutto tra i suoi studenti, uno di questi è Francesco Buccio. Quindi a te la parola, Franco, per raccontarci questo libro. Beh, studente è stato amico perché eravamo in scuola diversa e comunque lo conosco più o meno quasi dal primo partito. Buonasera a tutti, saluto voi, saluto Francesco, sono sempre contento di presentare un suo libro perché ho modo sempre di apprezzare le sue qualità e una delle menti più vivaci e profonde che conosca, sinceramente che conosca direttamente, e perché l'ho visto costantemente crescere e devo dire sono assolutamente d'accordo con Sante della sua produzione, oramai arriva solamente per i romanzi, non diciamo il resto, oramai siamo a 7-8, questo è il quinto romanzo più altre pubblicazioni di saggi. Io lo ritengo senz'altro il più maturo dal punto di vista sia poetico, sia letterario, sia strutturale e narrativo. Perché sa più convergono buona parte delle problematiche che lo caratterizzano. Allora andiamo subito nel merito di che cosa si tratta, questo libro. È una doppia storia, anzi una tripla storia. Anzi, una quarta storia, potremmo dire, di amore, di amicizia soprattutto, ma ancora di più, di dimensione esistenziale. È una riflessione complessiva sulla vita e che coinvolge una serie di vicende quasi a scatole cinesi. Al centro la amicizia tra Teo, che è Lio narrante, e che è uno scrittore di libri gialli che va spesso su quest'isola proprio per ispirarsi sull'isola di Cecoloni e che è amico molto di Petra. Petra è un nome maschile, come dice il nome, è una pietra, è una pietra di quest'isola, perché è parte integrante di quest'isola, che conosce perfettamente e potremmo definirlo, mi piace, un leucofilo, spiego perché. Leucofilo significa un amico che ha una sua genuinità nel rapporto con la natura,
nel rapporto con il mare e nel rapporto con la sua terra. E tra l'altro, come tutte le chiese, è forte, però se la sposti manifesta tutta la sua fragilità. Ed è Leocofilo, perché Francesco è un innamorato di Cesare Pavese e questo libro è ispirato ad alcune tematiche dei dialoghi con Leocofilo. E essendo forse il primo romanzo in cui non c'è apertamente il mito greco di cui lui è un grande studioso anche a vari livelli, anche dal punto di vista teatrale, ma il mito viene spostato, ed è questa la parte più affascinante, dentro il cuore, dove, dove si agitano quelle amicizie, quei sentimenti, quelle emozioni che poi nella nostra dimensione diventano pubbliche. Ecco, e quindi questo Petra è per certi versi un aedo di stampo antico, uno di quei greci che si raccontavano delle storie. Anzi, lui è molto bello come viene descritto, lui allevava le sue storie come capre al pascolo. E lui era una persona che si facciava l'aria, inseguiva il vento e le orme del mare, vedete già questa bellissima descrizione, il quale racconta una storia all'interno di questa storia di amicizia, nella memoria, perché Petro è morto, l'avete sentito, ed è la storia di un'amicizia a tre, Teo, l'amicizia di lui, Damian e Sofia. Ecco, lui e Damian erano molto amici, Damian è un altro personaggio che aveva fatto il medico, e che era morto all'improvviso, dopo aver sposato Sofia, però aveva creato da ragazzo un sodalizio totale e assoluto con il nostro Petra, e poi aveva mantenuto questa forza di amicizia quando si era sposato, e muore all'improvviso e lascia, potremmo dire, orfani o quasi vedovi addirittura, non è un rapporto chiaramente d'amore quello con l'amico, sia Sofia sia il Petra, che si trova poi al posto di Damian, ed è una delle tematiche che poi verrà sviluppata. Su queste basi, su questa storia all'interno che crea quasi un metaromanzo, si sviluppano le storie d'amore appena accennate ma importanti di Teo, per Greta, oramai si è lasciato ed è una degli assenti nella memoria, e di Petra per Zoe, anche lei è un assente della memoria, importanti non solo perché sono presenti nella memoria, ma anche perché poi lasceranno delle scie importanti. Questa parola lasciare la scia è una delle caratteristiche proprio degli assenti, delle assenze. Il primo libro, prima scritto da Francesco, si chiamava Lasciando la scia, e quindi vuol dire che aveva già cominciato con questo cammino ed era ambientato in un'isola, come anche questo romanzo. Bene, allora io vi ho accennato qual è la struttura, solo non ho dato nessuna informazione sullo sviluppo, lo possiamo dire, io potrei raccontare la trama dall'inizio fino alla fine, non cambierebbe nulla nella bellezza della lettura di questo libro. Scusatemi, perché avete sentito fin dall'inizio, non conta il fatto che Petra è morta, ai fini anche della lettura, conta il fatto che noi cominciamo a sentire già i cibi che Petra preparava, l'intesa profonda che c'era, Petra arrivava al mono senza essere neppure preavvisato, abbiamo sentito già i profumi dell'isola e soprattutto le sue parole che fluiscono veramente quasi in modo musicale, per cui il lettore è un lettore che diventa quasi uno spettatore, perché le vede le scene, ma nello stesso tempo le sente con tutti i sensi, appunto dal cibo al profumo, alla vista. E quello che conta è come è stato scritto. Voi dite, ma a noi piace sapere come finisce. Attenzione,
Nel teatro prima andavano a vedere i miti e tutti quanti sapevano come finisce. Quante volte prima a vedere Giulietta e Romina? Mica si aspetta che alla fine non si ammazzino. Scusate. Cioè, oppure un'opera lirica, in un'opera lirica tutti quanti vanno a vedere come canta il cantante. Ecco, io vi invito a vedere, a toccare questo video, perché si vede come il cantante, lo scrittore, come scrive e come riesce anche a catturare l'attenzione. Non dovete vedere quello che succede, ma dovete penetrare nei risvolti emozionali che volta per volta ci vengono dalla lettura. E allora entriamo ancora di più nel merito della cosa. L'isola è un mondo, un microcosmo, e da sempre gli autori si danno da fare per creare delle isole simboliche. È La Luna Blu, un film che riguarda la maturazione dell'adolescenza, la scrittura, L'Isola di Arturo, di Ezio Dante, proprio un romanzo di formazione, La Tempesta di Cesti, rappresenta metaforicamente la vita, il teatro, il Castaway, io dico cinema e letteratura, perché siamo in questo campo che è il mito un po' del moderno Robinson Crusoe, che si trova a contatto con la natura e deve in qualche modo risolverla. Quindi l'isola diventa un topos letterario così come il mare. Ma quello che conta ed è importante in questo libro è il tema dell'assenza. Ecco, dato che non ho moltissimo tempo, vado a definire bene questo discorso dell'assenza. Ecco, l'assenza l'ha già accennato a lungo. L'assenza è la persona che manca. Quando a ognuno di noi può capitare che manchi una persona, solo perché magari non è morta, ma anche perché se ne andrà. Il libro è pieno di assenze di persone che sono vive, che però sono vive nella memoria. Ecco, e questa è una reminiscenza di Varese, è molto importante il ruolo che una persona ricopre nella vita. E va valutata la sua portata in funzione di quello che lui ha lasciato nell'animo delle persone. C'è anche qui una citazione dal dialogo con Leucò che dice l'uomo diventa eterno, supera la mortalità in funzione soprattutto dei ricordi che porta e che lascia. Ed è tutto il libro incentrato su queste presenze assenze, è incentrato su una serie di domande, le persone scomparse dove sono? Ma le persone sono con noi. Ecco, e quante volte noi andando in un luogo dove c'era una persona che non c'è più, noi la vediamo, noi sentiamo le voci e i protagonisti lì le sentono queste voci. Questa presenza dentro di noi che ci attraversa, che ci spande e che ci fa pensare, ma stanno con noi, stanno altrove, dove stanno, ma soprattutto che cosa hanno lasciato dentro di me. Ecco, questo rapporto tra assenza e presenza che diventa anche l'importanza di ogni persona, e c'è una frase che dice noi dobbiamo salvare qualcosa di noi a un certo punto, cioè il non vivere solamente per noi stessi, ma non lasciare la vita come una stanza vuota. Dobbiamo riempire questa vita di noi, ma anche riempirci della vita, e i personaggi in questione lo sanno fare. Ma esiste anche quell'altra dimensione che ha citato Aniello, cioè che cosa succede se una persona che essendo stata a un posto, poi il posto viene occupato da un altro. Ecco, la storia più intrigante è proprio quello stare il disagio che nasce nel non sentirsi al proprio posto, al posto giusto, ed è quello che capiterà per quando muore Daniel, che però la soluzione poi vedrete come sarà. Anche qua mi riaggancio alla produzione Luciano precedente, cioè ha scritto il secondo romanzo, si chiamava Spegne con un posto.
questo libro è pieno di stelle fuori posta. Ecco, cioè, perché quando io sto in quel posto, era capitato già a Petra, quando era ragazzo, che erano abituati, quando un ragazzo della sua classe non c'era, era assente, nessuno si sedeva al posto suo, perché quello era il posto suo. E una volta che lui aveva voluto mettersi al posto di Damian, era successo un piccolo qui troppo che aveva messo in crisi, anche per un primo l'avevo porto della maestra. Quindi questo servizio. E quindi quando ti trovi nella condizione di dovere e di potere, e al limite anche di voler stare, guardate, questo provoca una serie di lacerazioni profonde, lacerazioni interiori. Perché chiaramente quando uno se ne va, rimane presente, uno come fa a tenerlo con sé, oppure delle volte se ne viene liberato. C'è una scena meravigliosa di un film della mia gioventù, dove fa vedere un giovane innamorato di una ragazza di cui era stato innamorato e aveva avuto un figlio da suo fratello che era morto suicida. Ora, la presenza di questo fratello, i bambini e loro non avevano la forza di dichiararsi questo amore che stava nascendo tra di loro, che il fratello stava al suo posto, e si vede una scena che mentre stanno camminando il fratello di Alessio Boni, che è una presenza anche assente, che è un fantasma, in quel momento entra nella loro scena e gli dà una spinta, come a dire, stringetevi, e poi lui si allontana e allora a questo punto si abbracciano. Ecco, è una situazione del genere, noi la troviamo in questo caso. Ma, vado perché mi avvia una conclusione, c'è anche un'altra dimensione, ancora più significativa dal punto di vista esistenziale. Non è solo quello degli assenti, ma è la concezione stessa della vita. Allora, non è casuale che Teo sia uno scrittore di libri gialli. Quando c'è un libro giallo, noi lo leggiamo e ci vediamo chi è esso. Sì, c'è tutta una serie di successioni, di analisi e di ragionamenti scientifici, e alla fine si trova l'assassino. Il che significa che tutto viene razionalizzato. Ora, Teo, al termine del romanzo, decide di non scrivere più libri gialli, perché si trova a contatto con tutta una serie di situazioni, ma soprattutto di emozioni, che in qualche modo gli rompono completamente tutto lo schema suo personale della concezione della vita. Cioè la vita diventa praticamente impalpabile, in cui una cosa la puoi definire ma non la puoi definire. L'impalpabilità è proprio il pregio fondamentale letterariamente. E Diego De Silva, che lui ha citato, lo mette in mezzo, perché dice, guarda, questo libro è scritto con la delicatezza che si riserva alle cose fragili. Ora, questa cosa fragile è la precarietà della condizione umana, è anche la profondità delle emozioni, e quindi delle sensazioni, ma anche la profondità degli amori che in qualche modo possono scatenarsi e ci uniscono. Ecco, e mi avvio quindi alla conclusione. Per questa dimensione ci porta da una parte a una dimensione della vita che è vaga, è la poesia del vago, ce l'aveva già insegnato con Leopardi, anche se intendeva dire altre cose. Però nello stesso tempo anche che la vita può essere quasi un sogno, tanto è vero che il finale, che lui ha cambiato due o tre volte, cioè su cui ha lavorato parecchio, e potrebbe essere tranquillamente intercambiabile, ci pone all'improvviso in situazioni anche di vita quotidiana, o forse di sogno, che ci lasciano con qualche punto interrogativo, perché poi entra in gioco quella scia che noi dobbiamo lasciare e che significa conservare qualcosa di noi. E questa scia si chiama parte di nulla, perché quello che è nato come un libro di amore e di amicizia si chiude in un modo che non vi dico come,
ma con una serie di situazioni che fanno capire i vari modi di essere padre, che non, o quello biologico o quello reale, ma anche questa proiezione oltre la nostra presenza, oltre il nostro ruolo. E anche questa dimensione di sogno e di scia che, dicevo, che va nella paternità, che nasce comunque anche da noi. E chiudo con una degli episodi particolari collegati agli altri due amori. Pensate che Teo, che è stato lasciato da Greta, mentre sta nell'isola e parla e racconta, pensa a Greta che l'ha lasciato. È stato un rapporto che l'ho messo in crisi, ma lui a casa a parecchia per due, anche se Greta non c'è più. È uno dei modi degli assenti di essere presenti dentro di noi. Greta è viva, ma ancora una volta è questa assenza, ed è l'assenza più pesante quando in qualche modo ciò in cui avevamo creduto, che pensavamo che ci fosse, forse non c'è più. E allora che dobbiamo cercare di raccogliere le nostre energie. Esistenzialmente fare come Petra, che dice in una battuta, io avevo la capacità di stupirmi di qualsiasi cosa, anche delle cose più magiche, anche a vedere un pesce che abboccava, io facevo il tiro per il pesce sperando che potevo liberarlo, ma nello stesso tempo io mi stupivo anche della presenza grande di questo mare, che è il mare della vita, però è il mare mio ed è quell'identità che Petra aveva. Il buon te ha il proprio rischio di non avere, e noi che facciamo? Ce l'abbiamo, siamo presenti, siamo assenti, decidiamo poi dove leggere il libro. Grazie. Grazie al professore Lidolo che ha saputo appunto stupirci con la sua relazione, e ritorniamo a quella che è l'ambientazione greca del libro. Tra l'altro lui ha un particolare amore per la Grecia, anche l'altro libro che lui ha scritto, Matilde e Bianca di Galle, è ambientato in Grecia. Quindi ritorniamo a questa atmosfera della Grecia con un altro brano che ci leggerà Francesco. La morte non si prende mai solo chi muore, Teo. Avvinghi anche qualcosa di quelli che ti stanno vicini, dalle persone che hai amato e a cui hai consegnato parte di te. Strappa brandelli di corpo che non si potranno più rimettere a posto, che resteranno memoria nelle ricostruzioni a posteriori, quando comparirà l'illusione rassicurante che il tempo sistemi e metta ordine, laddove un vento furioso ha spazzato via ogni traccia. Me ne rendo conto bene ora che Damian non c'è più, da anni, e scopro lo spreco che c'è nella morte di un uomo. La sua si prese anche una porzione della mia vita, della mia giovinezza, la deformò e la dilatò come il ventre di una fisarmonica, e non avrei mai più saputo suonare. Rubò la vita che un tempo c'era, diluita nei dettagli quotidiani, spesa nelle ricorrenze e nelle eccezionalità, quando avremmo potuto ricordare un vecchio insegnamento dei padri, goderci il tempo vissuto, immaginando che avrebbe potuto non essercene altro. Dov'è? Oh Petra, finalmente sei arrivata, sono riuscita a trascinarlo sul letto, a stento respira. Hai chiamato qualcuno? Sì, l'ambulanza, ma non sono ancora arrivati, l'ospedale è dall'altra parte dell'isola. Lo so, non preoccuparti, ce la faremo. Sapevo di mentire e sentivo nel petto il tallo della menzogna scavarmi un buco, ma non avevo altre parole che fossero adatte, che potessero colmare il vuoto che si stava spalancando sotto di me. Ignoravo consapevolmente la verità e come se questo potesse bastare, mi raccontavo una storia con un finale volutamente diverso. Mi avvicinai al letto. Damian aveva il pallore di chi sta per morire e vedevo la vita scivolargli lontano dal volto, dove si era dissipato tutto il colore naturale, il respiro contrarsi e poi dilatarsi. L'aria inghiottita non poteva durare che un attimo ancora. Aiutami, Petra. Sono qui, amico mio. Non ti lascerò da solo. Vedrai che scopriremo anche questa e da domani riprenderemo le nostre chiacchierate al bar. Damian mi aveva riconosciuto e sorrise dietro la smorfia del dolore, con il sollievo di chi non poteva più attendere, felice che fossi arrivato appena in tempo. Invocò l'aiuto che non avrei saputo darmi. Lo chiese,
come solo un uomo che ama la vita sa fare. Sofia aveva lo sguardo vitreo, mi fece cenno di seguirla nella stanza accanto, sembrava dovesse dirmi qualcosa di importante, rivelarmi un segreto che esigeva un luogo a parte. Aspetto un bambino, Petra. Dammi, lo sa? Non ho fatto in tempo a dirglielo. Avrei voluto oggi, prima che andasse via all'ambulatorio e incontrasse te al bar, così avresti avuto qualcosa di bello di cui parlare. L'ho saputo solo ieri. Un lieve sorriso risegnò le labbra contratte dalla sofferenza e dal pianto trattenuto con la dignità di chi sa incassare a fatica il dolore, riservandolo per un'altra solitudine. Devi dirglielo, Sofia. Quando? Adesso. Ma soffrirebbe troppo e non potrei perdonarmelo. Credimi, soffrirà di meno sapendo di essere diventato padre. Non voglio perderlo. Ci resta tutto da vivere. Non lo perderai. Perché stai mentendo, Petra? Il trillo strillo del campanello interruppe il nostro dialogo. Erano venuti a prendere Damian. Ne provai sollievo, sapevo che non avrei retto un secondo di più dinanzi a quella verità che impietosa veniva a prendermi a pugni. Mi precipitai ad aprire mentre Sofia tornò nella stanza e richiuse la porta dietro di sé. Dopo poco eravamo nel furgoncino bianco e rosso dell'ambulanza. Corremmo lungo le strade dell'isola. Provammo a dribblare il tempo e a precederlo nella corsa. Volammo sul mare e sul vento, ma non servì a nulla. Semplicemente non facemmo in tempo. Conosciamo meglio Francesco Cuzza, abbiamo detto che è dottore di ricerca in antropologia del mondo antico all'Università di Siena, ricercatore presso il Dipartimento di Beni Culturali all'Università di Padova, autore del Città di attore, ideatore e direttore artistico dell'Antico Fattesto, un progetto di ricerca sulla performatività del mito classico sulla scena moderna. Ha scritto romanzi, drammaturgie, saggi, ha ricordato già il professore Vitolo, e ha realizzato numerosi progetti per il teatro, nelle aree archeologiche e nei siti museali del territorio nazionale, specializzandosi nella scrittura dei testi ispirati al mito antico e alla sua permanenza nel mondo contemporaneo. Con questo libro, Il posto degli assenti, ha anche vinto il secondo, si è classificato il secondo posto della rassegna in costiera amalfitana con due scritti di Alfonso Bottone, un grande premio di importanza ormai nazionale. Un romanzo del romanzo, ha detto il professore Vitolo. Che cos'è per te, Francesco, l'assenza che è tanto vitale di te? Allora, intanto, grazie, Nello, permettetemi di ringraziare naturalmente la Congrega Letteraria, Alfonso Vincenzo Mauro, ti ringrazio insieme con tutti gli amici della Congrega e il Comune di Vietri, il Sindaco, per l'ospitalità all'interno di questa rassegna. Io ho già avuto il piacere di partecipare l'estate scorsa con una relazione sul mito di Tiresia ad una serie di eventi organizzati dalla Congrega, quindi ringrazio tutti voi, ringrazio Franco Bruno Vitolo per questa amichevole partecipazione e a lui devo, appunto, come si ricordava anche prima, il primo confronto quando era veramente, insomma, ragazzino, sulle prime cose che ho scritto, e mi ha seguito in tutti questi anni sempre con grande affetto e anche con uno sguardo critico che mi è molto servito, mi ha aiutato, insomma, a crescere, a confrontarmi con le difficoltà della scrittura e anche con la giusta distanza che dobbiamo porre quando scriviamo qualcosa, anche perché tutto ciò che scriviamo fa parte in qualche modo più o meno direttamente del nostro vissuto. E quindi, per ricollegarmi anche alla tua domanda, Nello, per me l'assenza è un tema che mi martella da molto tempo, è presente nei miei scritti teatrali, è presente in questo romanzo, ma in forme diverse anche negli altri precedenti lavori. Assenza, come diceva prima Franco Bruno, nelle sue varie declinazioni, non soltanto come lutto, ma anche come distanza, come separazione, come mancata appartenenza alle cose. E questo romanzo ha cercato di riflettere non solo sull'assenza, ma anche sul posto, quindi non solo sul posto degli assenti, ma anche su quello dei presenti, cioè quelli che restano.
Come possono quelli che restano, visto che noi abbiamo esperienze esclusivamente in questa vita, possiamo immaginare, possiamo credere, possiamo sperare, possiamo proiettarci come tutte insomma, le religioni antiche, le filosofie hanno cercato in qualche modo nel tempo di dimostrarci, possiamo proiettarci in qualunque altrove, ma resta il fatto che abbiamo conoscenza di questa vita e quindi con questa che quotidianamente ci dobbiamo confrontare. Quindi qual è il posto nostro rispetto a chi non c'è più, o perché altrove, o perché è scomparso? Quindi il libro cerca di indagare con questa storia su più livelli, cerca di indagare proprio questo margine difficilissimo, questa linea di confine molto difficile da attraversare, perché appunto per ciascuno di noi l'assenza, in qualunque forma essa si presenti, costituisce un momento di confronto molto forte. Detto, possiamo dire che per te la Grecia, dove hai ambientato questo libro, e anche l'altro, e appunto questo libro penso che sia nato proprio dal tuo frequentare la Grecia e Cefalonia in particolare, è per te la Grecia e Cefalonia il tuo luogo del cuore, il tuo luogo dell'anima? Allora, il mio luogo dell'anima è il nostro in particolare, è il nostro sud della provincia di Salerno. Io ho un amore particolare per Pestum e per Velia, che sono i miei luoghi del mare, e non lo dico per, diciamo, piaggeria nei confronti del sindaco di Vieti assolutamente, ma realmente per Vieti sul mare, perché qui da bambino ho frequentato da sempre Vieti, ho una canoa tutto l'anno, adesso purtroppo poco perché lavorando fuori, insomma, ma spesso durante l'inverno vengo anche qui a Vieti, qui ho scritto tantissime cose, dei miei romanzi, anche una parte di questo libro è stata scritta a Cefalonia e una parte è stata scritta a Vieti. Quindi diciamo che questa parte fa parte, insomma, dei miei luoghi dell'anno. E poi c'è la Grecia con tutto il suo bagaglio infinito di miti, di storie. La Grecia è non soltanto il mio terreno di studio da quando appunto ero, insomma, frequentavo il liceo, ma anche adesso per motivi professionali. Però ecco, il bagaglio del mito è un bagaglio difficile da portare. E come ricordava anche prima Franco Bruno e anche Sante, in questo libro ho cercato anche di creare una distanza rispetto a questa materia enorme, perché stiamo parlando di un patrimonio straordinario ma anche molto difficile da sorreggere, rischia di schiacciarti con tutte le sue storie, la Grecia, i suoi miti, le sue permanenze nella nostra contemporaneità. Quindi utilizzare anche alcune forme, alcuni contenuti, la presenza di un anello, questo luogo un po', diciamo, nel quale si è a contatto con la natura, nel quale si può in qualche modo anche recuperare una forma di conoscenza più assoluta con le cose. Tutto questo mondo va attraversato anche in questo caso con la giusta distanza, per evitare che poi diventi soverchiante rispetto a un narrante e anche ad una storia che inevitabilmente è una storia contemporanea, come è giusto che sia. Ricordava prima Franco Bruno Vitolo che a un certo punto della storia si prepara per due anche della persona assente. Il cibo è molto presente nel tuo libro, una sorta di percorso olfattivo. Sì, volevo che perché noi che siamo abitanti del nostro sud lo sappiamo quanto per noi sia importante la pianta di rosmarino, la menta, il timo, il basilico, cioè quanto tutta questa nostra cucina mediterranea con gli odori sia importante, quello che oggi viene chiamato con un termine, diciamo, appunto anglofono, lo street food, no? Quindi la cucina da strada, questo sentire i profumi, sentire gli odori, in realtà esistono da sempre nel nostro mondo, fa molto parte della nostra cultura. E chi è stato in Grecia, non soltanto nelle isole turistiche, ma soprattutto nei luoghi meno noti,
sa quanto sia importante fermarsi nelle taverne, sedersi, bere un bicchiere di vino e mangiare della carne, oppure un'insalata di pomodori e formaggio di feca, magari fritta. Cioè, questo percorso olfattivo doveva servire a riportare la storia ad un piano anche concreto. Cioè, che non fosse un libro soltanto sulla speculazione alta dell'assenza come concetto filosofico astratto. No, no, un'assenza fatta di odori, fatta di luoghi, fatta di cose che non ci sono. E un grandissimo maestro della letteratura, come Proust, ci ha insegnato quanto importante sia il rapporto sinestetico con le cose, no? La famosa Madeleine, cioè il profumo delle cose, quanto è importante nella vita di tutti noi un odore, ci riporta una connessione alla nostra vita. E a volte noi inseguiamo grandi cose e non ci rendiamo conto che un dettaglio così è invece quello che ci fa cambiare poi banalmente una giornata, ma oggi già una giornata che vada bene è una grande cosa. C'è un verso bellissimo, in realtà è una grande massima della tragedia greca, la si ritrova nell'Edipo Re, è proprio la chiusa dell'Edipo Re, il capolavoro di Sofocle, e c'è anche nelle Troiane di Euripide, e dice questo, cioè, ve la parafraso un po', ma sostanzialmente dice così: nessun uomo può dirsi realmente felice se non ha raggiunto l'ultimo giorno della sua vita. Quindi anche l'uomo che pensa di essere più fortunato, più ricco, più potente, che sembra aver avuto tutto dalla vita, in realtà lo può dire soltanto alla fine, perché noi dobbiamo imparare anche ad amare le cose semplici. Questo voleva essere un libro che da un tema così grande permettesse di amare la semplicità delle cose, tipo un'insalata in una taverna. Possiamo dire che il tuo libro è un vero e proprio inno all'amicizia, sì. Anche l'amicizia tra Petra e Damiano, rispetto può esistere secondo te l'amicizia profonda tra un uomo e una donna? Assolutamente sì, l'amicizia come insomma non ha nessun tipo di differenza né di genere, di razza, non deve assolutamente averla. L'amicizia è qualcosa che travalica, è uno dei grandi fiumi che servono a bagnare il mare della nostra vita. Quindi del resto la radice è la stessa, in greco addirittura c'è una parola che mette insieme entrambi, la filia è anche una forma di amore. Esatto. Però anche in italiano amore e amicizia hanno la stessa radice. Scusami, ma per amore e amicizia, nel triangolo, il triangolo è fatto tra Petra, Damian e Sonia. Sonia in greco significa saggezza e giardino. Mi incuriosisce il motivo più profondo per cui tu hai chiamato Damian. Ora, Damian è una parola, è un nome greco realmente esistente, da non confondere con Damian, quello è un altro, è il giocatore dell'Inter, però il nome più vicino a una parola fondamentale, Daimon, che significa demone. Ora, Damian che cosa di demone, Damian? Perché gli hai dato questa accezione? Diciamo, Damian, voglio fare una domanda sull'assenza. Nel senso greco della parola, Damian, cioè proprio. Perché in realtà Damian è un personaggio, intanto è un personaggio che anche morendo non muore, e quindi è sempre presente in qualche modo, però non posso svelarvi un dettaglio che dà al romanzo quel tocco un po' diciamo di sorpresa. Già sapevi che doveva avere un figlio, esatto. È già loro. Però Damian mi serviva per creare questo, diciamo, questa tensione, sì. verso un altrove, questo demone che un po' sommuove il nostro... Ecco, a proposito dell'altrove, tu hai parlato tanto delle assenze rispetto al soggetto, ma a un certo punto ti lasci scappare una battuta. Tra le tante domande che poni, non poni solamente dove sono gli assenti, ma dove sarò io quando sarò assente? È un tema non da poco, questo della nostra futura assenza. Però quello poi lo inserisce come a dire, guarda, questo è importante, ma è ancora troppo importante per poterne parlare. Esatto, è ancora troppo importante per poterne parlare. Ecco, e adesso se potessimo dire una parolina sulla tua dimensione rispetto alla tua idea, al tuo essere, dove essere quando sarai assente.
Ve lo farò sapere. Vi manderò un ultimo giorno. Vi manderò, farò come questo mi ha proposto. Sapete bene che uno dei motivi per cui si vuole superare la mortalità è anche quello di scrivere la scrittura. E chiaramente lui da piccolo, la prima frase che disse quando scrisse il primo romanzo, 17 anni, non mi chiese, 17 anni, disse, vabbè, che comincia il cammino, poi vince la prima. A proposito di qual è il tuo rapporto con Cesare del Bambino? È un rapporto straordinario. Intanto è stato l'autore sul quale mi sono laureato, insomma, lettere classiche, ma ho fatto una tesi sul mito greco e sul rapporto, sulla presenza del mito greco anche nell'opera di Cesare Pavese. E poi è un autore che ho letto, riletto, continuo, insomma, a frequentare, come giusto che sia. Sono quegli autori che non possono, che appartengono al percorso, insomma, di ognuno di noi, cioè ognuno ha degli autori che in qualche modo, come i luoghi, hanno contribuito a renderci quello che siamo, e Pavese è esattamente uno di quelli. Bene, quando c'è il libro dedicato a Claudia, che è ispirato a questa storia, all'isola di Cefalonia, che l'ha accolta in Cefalonia. Sì, chi è Claudia? Claudia, mia moglie, è l'isola di Cefalonia, l'isola dove questo libro è nato, ed è anche l'isola dove in realtà questo libro mi è venuto a trovare, perché io credo una cosa, che le storie in realtà ci vengono in qualche modo a trovare. Ci sono, e come a me capita questo, vi racconto un episodio che mi accade spesso. Quando io vado in libreria, e ci vado spesso, non sono io a scegliere i libri da leggere, sono i libri che scelgono me. I libri mi chiamano, lo so, voi penserete, lo dico un po' ai ragazzi scherzando, ma questo è matto. In che senso mi scelgono? Io comincio, o so di voler leggere un libro, quindi un autore, un romanzo, e quindi vado a colpo sicuro, ma quando non so che cosa leggere, comincio a sfogliare, comincio a leggere, comincio a guardare, poi c'è qualcosa, una frase, un titolo che mi cattura. E lì per lì non so perché mi accade. Leggo e capisco perché mi ha scelto. Esistono delle stagioni della nostra vita nelle quali abbiamo bisogno di certe cose, ed è per questo che, e così accade con i film, vediamo spesso tanti film, però ci sono dei film, degli spettacoli teatrali, cioè qualcosa che ci chiama e che capisci soltanto dopo che fa parte di un... Beh, a sostegno perché non ti prendono per matto. Guarda che se adesso risorgesse Pirandello, ti direbbe, ragazzi, sono d'accordo con te. No, sai perché Pirandello disse una volta, l'autore non è colui che scrive un romanzo, ma è colui che viene scritto. È proprio l'espressione di Pirandello. Tu ti senti più scrittore. Anche vengo qui mi chiamo a te. Ti senti più scrittore o colui che racconta storie? No, quello che racconta storie. Che differenza c'è? Ma colui che racconta storie mi riporta, e questo è il mio peccato originale, mi riporta all'aereo greco. Cioè, io adoro questo concetto dell'oralità. L'idea, ecco, una cosa meravigliosa della Grecia, che c'è anche in alcuni paesi del nostro sud, purtroppo sta scomparendo, persone che ti raccontano le storie. Questo è un messaggio che voglio lanciare soprattutto ai ragazzi, abbiate il piacere di ascoltare le storie, perché quando si ascoltano le storie, inevitabilmente si diventa depositari di quella storia e narratori di altre storie, cioè ogni storia, questo è il principio del mito. Il mito è un... non è qualcosa di statico e di solido, ma è qualcosa di fluido. Cioè il mito è un fiume, immaginate un fiume che scorre veloce, e questo fiume cambia continuamente. Quindi, come appunto prima ricordava Franco Bruno, anche se gli spettatori andavano ad Atene a vedere le tragedie, sapevano le storie, non aveva importanza, perché quei miti erano delle storie, quindi rinnestavano gli animi degli spettatori. Raccontare una storia significa aprire un mondo, meravigliarsi, stupirsi. Oggi facciamo molta fatica perché abbiamo tutto già
pronto, preconfezionato, e quindi non abbiamo neanche la voglia, il tempo, la premura di raccontare una storia e di ascoltarla. Tu sei regista teatrale, pensi che questo libro possa essere la sceneggiatura di uno spettacolo teatrale o di un film di una fiction? Magari di una fiction, non c'è il film. No, per il teatro no, non è una storia che porterei a teatro, però anche perché insomma ne ho già altre in movimento. Senti, a proposito, dato che stiamo parlando delle tue preferenze, eccetera, lui parlava prima del luogo dell'anima, no? Sicuramente l'isola è presente tante volte. Io ritengo che ci sia un luogo dell'anima che è più forte e è sfiora l'inconscio, ed è l'acqua, ed è il mare. È il mare. Il primo romanzo è l'ambientato di un'isola dove c'è un uomo di natura vicino al mare. Matilde Bianca di Calcio è ambientata nel mare, la nascita di Medea, la storia di Medea l'hai fatta nasce in riva al mare, ma addirittura lui ha scritto un romanzo in cui parla di un professore che va in una scuola e c'ha anche qualche problemino in questa scuola, tutti i ragazzi hanno problemini, ma sapete come è? Il professore ha i suoi problemi, ma termina che lui fa alla fine dell'anno scolastico un tuffo nell'acqua, non è l'acqua di mare, ma pure tanto era bisogno dell'acqua. Mi sbaglio? No, è così, esattamente così. Il mio rapporto col mare, appunto, ti raccontavo prima. Ma con l'acqua? Con l'acqua, sì, con l'acqua. Un po' mi fa pensare al Montalbano che quando nei romanzi, ovviamente nei film, ha bisogno di nuotare per pensare anche ai casi che sta cercando di risolvere, ma quella nuotata ha anche un significato più profondo, questo rapporto con l'acqua, questo lasciarsi andare al flusso delle cose. L'acqua è l'unico ambiente nel quale io realmente mi sento libero, completamente libero. Come possiamo parlare con gli assenti? Il modo migliore per parlare con gli assenti è la nostra memoria. La memoria è il nostro, è il nostro varco spazio-temporale con gli assenti. È ciò che ci permette di tenerli con noi. Certo, la memoria è anche pericolosa, perché rischia di essere anche quella labirintica. Però la memoria è l'unico strumento che abbiamo. Diciamo che anche Ulisse è rimasto in vita altri 10 anni, pensando sempre a Penelope. Poi è tornato a Itaca, è dovuto ripartire, Dante l'ha punito, però ha voluto. Tu non ci vai a Cipolotta, che c'è Itaca. È in Itaca, non ci sono state nei commenti. Se ci sono delle domande dal pubblico, dai ragazzi. Io sono affascinata. Se puoi arrivare da tutte, sono affascinata da tutte queste parole, l'ho detto qui. Grazie. E l'assenza è l'assenza di una classe, no? L'anno dopo, quando non ci sono più gli studenti, io parlo, no? Come docente, quindi quel dolore, no? Perché ormai i ragazzi sono andati via, sono fuori in una società che li attende. E noi, ecco, siamo lì di fronte ai banchi vuoti, li pensiamo. L'assenza, questo suo libro, professore, io lo leggevo in classe con i miei studenti, l'ho accennato soltanto, ma avrei piacere di leggerlo proprio in classe. E questo amore per il Pavese mi lega. Nel momento in cui io ho guardato, visionato per la prima volta questo libro, mi è venuto in mente proprio il dialogo tra Leucotera, quando dice: ti ho fatto ricordo, l'uomo non ha più questo di immortale, il ricordo che porta e il ricordo che lascia. Non le parole sono questo, quello che aveva. E già da lì ho compreso che all'interno di questo testo potevano esserci molti spunti per poi poter far riflettere questi nostri ragazzi. Quindi grazie professore, grazie per tutto quello che è stato detto questa sera. I ragazzi devono ritornare a leggere, perché quando si legge si attiva la creatività, l'immaginazione, tutto diventa
fantastico, e quindi c'è anche la possibilità di poter tornare a guardare dentro, e quindi noi lo faremo con questo bellissimo romanzo. Sono dei momenti descrittivi veramente forti, no? Quando il vento soffia dal vento del mare, cioè ci sono delle sequenze davvero che prendono, e quindi all'omaggio di questo testo lo leggerò in grazie, lo leggeremo insieme, perché davvero è un testo che mi ha colpito molto per quello che, per l'essenza e per la storia e per quello che fatto ci riporta al mito. Ecco, noi siamo figli del mito, perché la Grecia è un pezzo anche di noi. Altro. E grazie. Grazie, grazie molto. Grazie. Grazie alla professoressa Filomena Giannella. Spero ci sono altre domande, dicono veramente lì sul banco, perché Caterina ti ringrazio che ve lo può grazie, quindi già avete sentito, e poi Francesco farà una dedica personalizzata a questo punto. Io vorrei, prima di passare alla cerimonia di consegna degli attestati ai ragazzi dell'Istituto della Corte Bambinelli, chiamare qui l'assessore alla ceramica e il presidente del Consiglio Comunale di Venere Delicata, al quale vorrei appunto spiegare esattamente, abbiamo accennato prima, mettere qua, questa iniziativa del portale della ceramica e del sul mare che è stato avviato l'altro giorno. Sì, scusatemi, sono un po' emozionato perché parlare dell'assenza, diciamo, a fatto che mi ha mia nonna, che sono molto legato. Comunque, sì, abbiamo messo in campo questo importante della ceramica perché abbiamo avuto molte richieste da parte dei cittadini di una tutela appunto del prodotto ceramico legato al territorio, quindi a Vietri. Abbiamo intrapreso un discorso con uno studio legale per cercare di creare proprio un marchio, diciamo, ceramico di Vietri sul mare, cercare di, come dire, dar fastidio un po' a tutti quei produttori di ceramica che usano il nome di Vietri sul mare, ma che purtroppo non si trovano a Vietri. Ma ci siamo resi conto che comunque era una strada un po' tortuosa e non dava dei risultati, diciamo, a breve termine, e quindi abbiamo pensato di, come dire, tramite l'informazione raggiungere lo stesso risultato. Abbiamo creato questo portale, che è appunto portale ceramica di Vietri, dove saranno inserite varie categorie tutte le ceramiche presenti sul territorio in base a ciò che fanno. Nel senso, avremo una sezione dove ci saranno proprio i modellatori tornanti, i soli negozianti, le botteghe, quindi chi verrà qui a Vietri accedendo al portale sarà capace autonomamente di rendersi conto effettivamente quali sono le botteghe che producono a Vietri, che quindi producono un prodotto legato alla nostra tradizione e con le tecniche della nostra tradizione. Questo, diciamo, è il primo step. Il secondo step sarà appunto proprio quello di dotare una certificazione i vari punti. Penso che la settimana prossima sarà fatta appunto la delibera di giunta, dove il comune darà la possibilità a chi ne farà richiesta tramite un curriculum, ma alla fine la storia dei negozianti delle botteghe di Vietri la conosciamo, e quindi daremo questa certificazione che potrebbe fungere appunto da marchio locale, nel senso che all'esterno daremo la possibilità di conoscere che la ceramica dal dettaglio è certificata dall'ente comunale, perché si trova al territorio dall'anno all'anno, perché esegue una determinata, come dire, un determinato interno di produzione, per poi arrivare al terzo step, appunto, di dare un po', di registrare, di dire sul mare, cercando di fidare gli altri, di passare andare su internet e cercare ceramica vietrese, primo sito più importante non è a Vietri, è a Pomigliano d'Arco. E quindi cercare di diffidare queste persone, di non utilizzare di Vietri sul mare, ma ad esempio di utilizzare la parola ispirato,
secondo la tradizione, ma non di, di via di suma, sperando che i ceramisti, i produttori, gli artisti credano in questo, come dire, in questo processo, perché sono, proprio loro dovranno, come dire, essere parte integrante, perché noi chiediamo una copartecipazione non a livello economico, perché è tutto gratuito, ma proprio attivamente di fare delle foto, di fare delle descrizioni, di aggiornare i propri siti, perché il portale sarà una vetrina e ognuno avrà una scheda dove rimarrerà ai propri siti. E questo, diciamo, è un po' l'idea che abbiamo messo in campo e che porteremo avanti nell'arco, diciamo, del mandato. Grazie, una bella iniziativa perché adesso consegniamo, cioè posso fare un esempio con un auspicio? Relativo a quanto ha detto, no? Sì. Ovviamente. No, 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 no. Bravissimo. Sì. Allora, dato che si valorizza la ceramica, voglio dire che quando viene una persona da fuori, io il primo luogo dove lo porto è dietro. Ma dietro non a vedere il negozio di ceramica, ma a vedere quella rassegna di vere e proprie opere d'arte che risale al 1981, di quelle rappresentazioni, il bandiere di Siviglia intero, la processione, l'attacco dei turchi, che non sono legati a negozi, che però nel 1981, che vedono la presenza di artisti straordinari, e magari sul portale può essere messo anche come progetto, no, sì, anche perché poi molti di questi sono coperti dalle insegne dei negozi. Raimondi ce l'abbiamo solo noi. Sì. Diciamo che sono stato un po' sintetico, ci sarà anche una sezione del territorio dove avremo esperti di ceramica a spiegare appunto tutte le opere che abbiamo, che sono state messe negli anni per la città, proprio per cercare di, come dire, creare un museo a cielo aperto. Una persona semplicemente facendo una camminata dice: devo andare a vedere quel pannello, il pesce a testa in giù, il ciucciadillo. Questo, diciamo, è la mia cruz. Sì. Bene, quindi continuiamo gli attestati partendo da Alessandro Auriemma, che c'è. Sindaco, io. Allora, continuiamo a chiedere la foto. E la foto mi dice gli attestati di partecipazione di corso di consiglio di vedere. Bene, grazie Maria Barba. Luigi Cosimato, Francesco Della Rocca, Francesco Di Domenico, Antonio Di Filippo, Francesco Di Leo, Alfonso Di Vieto, Natalia Gradisca, facciamo consegnare al professore Gazzia. Allora,
Francesco Memoli. Crescenzo Montillo. Giovanni Napoli. Vincenzo Riva. Biagio Piani. Volevo ringraziare a nome di tutti i miei compagni di classe, la collega letteraria per averci offerto la possibilità di incontrarci e di arricchirci umanamente. Volevo ringraziare anche presente la professoressa Marta Malati, nostra preside, sempre attenta alla formazione, e anche alla professoressa Iannella per averci accompagnato. Grazie a tutti. Grazie a voi per essere stati con noi negli anni passati e sicuramente continuerete a seguirci. Io perfetto, Iannella, prego. Poter seguire le vostre risultazioni e seguire le vostre iniziative porto i saluti della presa della Massi sul dirigente scolastico, come diceva lo studente che apprezziamo e sempre attenta alla formazione dei nostri cari studenti, e è stata la condizione per mettere qui dei contenuti di cui abbiamo parlato, e spero di continuare con una grega letteraria appunto del fondo della lezione. Grazie, grazie. Con Antonio Vitale, certo? Uno, due. Mattia Vitale, quindi abbiamo completato, un grande applauso a tutti voi. Grazie a questo punto, anche per il momento, il sindaco di Simone e il presidente del Consiglio, l'avvocato di Simone. Grazie a te, siamo pari, siamo tutti,